Salve, da questo tutorial impareremo due metodi per riportare alle condizioni iniziali di fabbrica l'apparato TeamVision, detto anche TeamBox o Skipper 2, di Team. Il primo metodo è consentito farlo esclusivamente se abbiamo disponibile il menu a video. Da TeamVision ci spostiamo sulla sinistra dove c'è una ruota meccanica. Clicchiamo OK. Dopodiché ci spostiamo con il menu verso il basso su Impostazioni doppia ruota meccanica. Premiamo OK sul telecomando. Appare un menu Impostazioni. A questo punto si scende con la freccia in basso fino a trovare la voce Memoria e Ripristino. Si preme OK. Ripristino dati di fabbrica, OK. Ci si sposta sulla voce Ripristino dati di fabbrica, OK. Cancella tutto, OK. A questo punto vengono ripristinati i dati di fabbrica del TeamBox. Una volta eseguito il ripristino dell'apparato, apparirà la seguente immagine. Quindi dobbiamo procedere con la configurazione nuova dell'apparato. Premiamo OK dal telecomando. Ci chiede di collegarci in Wi-Fi o tramite cavo Ethernet. In questo caso ci collegheremo in Wi-Fi, quindi premiamo OK dal telecomando. Ci viene chiesto se il collegamento è possibile farlo con connessione tramite VPS, quindi è la cosa più conveniente, oppure selezionando una determinata rete. A questo punto ci colleghiamo in VPS. Clicchiamo sul nostro telecomando OK e inizia la ricerca del router VPS. Andiamo vicino al nostro router e clicchiamo sul pulsante apposito VPS. Attendiamo che i due dispositivi si trovino. Diciamo che si sono trovati, collega il telecomando via Bluetooth. A questo punto c'è l'accoppiamento del telecomando anche tramite Bluetooth, non è indispensabile ma è consigliato. Accediamo attraverso la nostra linea fissa Team. A questo punto premiamo avanti. Qui possiamo configurare un account Gmail se lo vogliamo, in questo caso ignoro. Accetto. Geolocalizzazione possiamo scegliere sì o no, in questo caso dico no. Se vogliamo contribuire a migliorare Android TV, anche qui possiamo scrivere sì o no, in questo caso dico no. A questo punto, se abbiamo collegato al nostro TeamBox anche l'antenna del digitale terrestre, potremo scaricare tutti i canali del digitale terrestre. Non avendo l'antenna collegata, dico salta. Ed entro nel menu di TeamVision. Thank you.
Il secondo metodo per ripristinare alle condizioni di fabbrica il nostro team box è consigliato esclusivamente quando non possiamo farlo tramite le istruzioni a video come fatto precedentemente. Questo metodo è valido anche per tutti gli apparati Team Vision di Team Android e si procede nel seguente modo: scollegare il cavo di alimentazione dell'apparato Team Box, impostare, se non è già fatto, il canale di ingresso HDMI sulla TV tenendola accesa anche se è a schermo nero. Premere il tasto di accensione del nostro apparato Team Box per 10 secondi e contemporaneamente con l'altra mano collegare il cavo di alimentazione. Tenere premuto il tasto di accensione finché non appare al video il simbolo di Team. A quel punto si può rilasciare il tasto.